Avrebbe dovuto avere un'importante funzione di decongestionamento del traffico in un asse fondamentale di accesso alla zona ospedale, ed invece giace lì tra Brecciolina e Sterpaglia perché ci si è dimenticati di avviare le procedure di esproprio. Stiamo parlando della parallela di via del circuito a Pescara che da via Valle Rovetto si sarebbe dovuta ricongiungere con una grande rotatoria via Pian delle Mele, dividendosi con la strada già esistente il flusso di automobili che nelle ore di punta raggiunge numeri elevatissimi. Apprendiamo dalle pagine del quotidiano Il Centro che l'opera, pensata e progettata già dal 2017, è stata anche iniziata, ma è destinata a restare incompiuta perché le procedure di esproprio previste non sono mai partite e così la ditta, che si era già aggiudicata i lavori, si è dovuta accontentare di circa 20.000 euro per poco più di un disturbo e i 150.000 euro già stanziati per la realizzazione della rotatoria all'incrocio tra via Pian delle Mele e via del Circuito a marzo scorso sono stati spesi per la segnaletica su Viale Marconi. Dal comune dicono che i lavori sono stati bloccati per consentire all'ACA di realizzare lì a pochi metri un parco di depurazione, lavori regolarmente in corso, ma la narrazione della vicenda sembra essere un'altra. Purtroppo con la gestione allucinante, folle dei lavori pubblici in questi anni abbiamo scoperto che in realtà questo pezzo di lavoro che riguardava appunto una rotonda che doveva unire via Pian delle Mele, via del Circuito e la nuova strada che poi si congiungerà in via Valle Rovedo, quindi sul lungo fiume, ebbene ha avuto un problema per gli espropri. Ora qui si gioca con il fuoco perché questa è una strada che va fatta assolutamente perché parliamo di una zona inquinatissima, trafficatissima e pericolosa. Noi ci auguriamo e porteremo in caso in Consiglio Comunale che nessuno sapesse nulla prima del voto perché sarebbe molto molto grave se la Giunta fosse stata già al corrente di questo problema e avesse nascosto questo problema ai pescaresi. Oggi nei fatti il lavoro è bloccato, abbiamo già sospettato che il blocco fosse una cosa seria, però a questo punto c'è una determina, vogliamo augurarci che nessuno sapesse nulla prima del voto, ma chiederemo le carte del Consiglio Comunale perché sarebbe davvero molto molto grave nei confronti dei pescaresi se qualcuno avesse già saputo che questa rotonda non poteva essere fatta e avesse, come dire, omesso la verità ai pescaresi. Quindi in questo caso nessuno può dare nessuna colpa ad altre amministrazioni perché noi cercammo e trovammo una soluzione che questa amministrazione ha evidentemente distrutto. Per Viale Marconi il discorso è incredibilmente più complesso perché dice fu un progetto approvato dalla vecchia amministrazione stravolto dalla giunta Masci con la direzione dell'architetto Fabrizio Trisi e dopodiché, dopo aver speso 2 milioni di euro dei pescaresi, la giunta Masci ha deciso di tornare al progetto che aveva trovato, quindi sprecando risorse. Vuol dire che non c'è una gestione dei lavori pubblici. Ci chiediamo in questo caso come fa il sindaco, che non ha voluto dare la delega a nessuno, a gestire questa eredità personale della sua giunta in una condizione davvero di difficoltà enorme. Ma dobbiamo sapere che cosa è avvenuto anche in questo caso.